Oggi la squadra Super Zoo ha organizzato una corsa di biciclette. Wow, è un percorso vibrante. Cosa? Che ci fa qui il dottor Spooky? Non ha niente da fare? Ah, che rompiscatole! Vuole partecipare alla corsa con la sua nave. Maledetto spaccone imbroglione! Meno male che Katty ha sempre una buona idea! Vediamo se Kit ci può aiutare a sconfiggere il dottor Spooky. Ottima idea! Possiamo usare le energie rinnovabili per fare andare più veloci le biciclette. Adesso ti facciamo vedere noi, dottor Spooky! Il vento e il sole stanno dalla nostra parte. La squadra Super Zoo avrà delle super biciclette! Che ganze! E per Katty, una super mela per ricaricare le batterie. La sua forza sarà sufficiente per vincere. Alle capsule di trasformazione! Ecco la squadra Super Zoo, dottor Spooky. Ti pentirai di aver partecipato alla corsa. Pronti? Partenza! Il dottor Spooky è partito in anticipo. Me l'ho detto io che è un imbroglione. Attenzione, Monkey! Che potenza! Ai! Abbiamo bisogno che il sole si svegli per ricaricare con i suoi raggi la bici di Kangoo! Sole solino, svegliati un pochino! E vai! Ecco i raggi del sole in tutto il loro splendore! A tutto gas! Andiamo, Katty! È il momento di pedalare come solo tu sai fare! Questa nuvola di fumo impedirà alla squadra Super Zoo di vedere bene la strada! Forza, Monkey! Gli amici ci sono sempre per dare una mano! Katty va davvero veloce! Sembra che riesca a superare il dottor Spooky! Cosa? Un letto elastico? Oh! Questo non me lo sarei aspettato! Forza, ragazzi! Bisogna continuare! Dai, Spooker! Fuori di qui! Oh, cosa? Ma certo! Se i raggi del sole non arrivano alla bicicletta di Kangoo, non può andare veloce! Il dottor Spooky vincerà la corsa grazie ai suoi imbrogli! Cosa disegna Kangoo? Idea geniale! Con gli specchi devia i raggi del sole per fargli colpire i pannelli solari! Sorpresa, Spooky! È impossibile raggiungerlo!
A meno che non finisca la benzina. Proprio così. Arrivederci, coccodrillo. E la squadra Super Zoo vince la corsa. Bravi! È un premio meritatissimo. Oh mio Dio, ridicolo. Ci vediamo alla prossima. O magari no. Che fico! Kawabunga! Forza, Kangoo! Via! Ma che... Cosa sta succedendo? Il mare si sta prosciugando! Oh no! Guardate lì in fondo! C'è il robot del dottor Spooky! Avvisiamo le sirene! Amiche, non crederete mai che... Ops! Beh, penso che ve ne siete già rese conto. Come si fa a essere così cattivi, dottor Spooky? Bisogna fare qualcosa! Squadra Super Zoo! Ecco il robot. Se allentiamo questo dado, lo zaino si aprirà e l'acqua tornerà nell'oceano. Geniale! Alle capsule di trasformazione! Restituiamo l'acqua al mare! Spooky, preparati! Bene. Buona idea, Monkey! È altissimo! Ma si prepara con decisione! Prende lo slancio! Tantissimo slancio! E si vola! Buona mira! Divertici con uno dei tuoi disegni, Kangoo! Ottima idea! Uno strumento per allentare il dado! Andiamo, Kangoo! Così! Benissimo! Cosa fa questo pulsante? Attenzione, Monkey, no! Kangoo, devi fare in fretta! Sì, ci sei riuscito, Kangoo! Arrivederci, Dottor Spooky! Ma dov'è Monkey? Eccolo lì! Sembra stessi facendo nuove amicizie! Ed ecco Kangoo! Ancora ciao, amiche sirene! Siamo contenti che stiate bene! Il mare ora è stupendo! Perfetto per giocare a carte! Però non vale barare, eh? Io gioco sempre pulito! Io gioco sempre pulito. Segnati questo, dottor Spooky. Yeah!
benvenuti ancora una volta alla gara di talenti del dottor Spooky con la vostra amata giuria, gli implacabili Spooker. Tra poco il dottor Spooky si metterà dietro questa tenda e uscirà trasformato in qualcuno di completamente diverso. Oh no! Il lato oscuro ha fatto capolino sul palcoscenico. Guardate che bel costume porta questo cavaliere oscuro. Pantaloni aderenti e cappello elegante. Uno stile inconfondibile. Magnifica esecuzione della figura del polpettone. Tornato un'altra volta in piedi. Il dottor Spooky tossisce. Tossisce tanto. Tossisce tantissimo. Nessuno ha detto che fosse facile essere un villano. Dai, Spooky, tranquillo. È passata. Così. Davvero speravi di prendere più punti? Wow, perché hai bisogno di un'automobile quando puoi usare la forza? Bisognerà provare con un altro costume. Mio Dio! Con tutti voi, la principessa di ghiaccio! Coreografia da infarto, drammaticità, massima dedizione e persino un pupazzo di neve! Cos'altro si potrebbe chiedere a un'interpretazione del genere? No, non lo farai per davvero, Spooky? Dimmi di no! Quel passo di danza, no! Ci sei rimasto di sasso! Allora, riproviamoci. Il dottor Spooky cerca qualcosa per colpire la giuria, ma non ha trovato nulla. Cosa? 3 10? Gli Spooker lo amano così com'è! Benvenuti al laboratorio di apprendimento di Kit. Oggi impareremo cos'è la deforestazione. La scomparsa delle piante si chiama deforestazione. Gli alberi sono lo scudo che difende l'atmosfera dall'inquinamento. Purtroppo i livelli di inquinamento continuano ad aumentare e gli alberi sono sempre meno. Se non ci sono alberi che fermano le nubi inquinanti, i raggi del sole non si riflettono e rimangono intrappolati sulla terra. È per questo motivo che la temperatura aumenta in modo incontrollato e l'inquinamento ci fa ammalare. Anche la scomparsa degli alberi per molti esseri viventi significa perdere la casa. Ma non è ancora troppo tardi. Come possiamo mettere fine alla deforestazione? Piantando alberi! Raccogliendo tutti i nostri rifiuti per evitare che gli alberi si ammalino. Imparando ad amare la natura e insegnando a tutti i nostri amici ad amarla. Salviamo insieme l'ambiente! Benvenuti al laboratorio di apprendimento di Kit. Oggi impareremo cos'è il riciclo. Sicuramente avete visto dei bidoni di vari colori vicino a casa vostra. Sono bidoni per il riciclo e i colori indicano i tipi di rifiuti che vanno dentro i bidoni. Gli avanzi di cibo e gli altri scarti di origine organica, cioè che provengono direttamente dagli esseri viventi, si buttano nel bidone dell'indifferenziata. La spazzatura dei bidoni di riciclo viene portata a una fabbrica di riciclo. Lì i rifiuti vengono sciolti o trasformati in una pappa. Poi questa pappa viene usata per fare nuovi oggetti. E il bello è che questo procedimento si può ripetere all'infinito. Forza, bambini! Andiamo a riciclare! Salviamo insieme l'ambiente! Buon Natale! Tutti in salotto! È ora di aprire i regali! Inizia, Kangoo!
Poi tu, Kit. Cosa ci sarà per Katty? Ecco il tuo, Monkey. Sarete belli caldi quest'inverno. Manca da aprire il regalo più grande di tutti. Che bel regalo! Favoloso! Ma prima di provarlo, copritevi bene! Così! Andiamo a goderci la neve! Wow! Divertente! Un momento, ragazzi! Guardate dietro di voi. Oh no, c'è una palla di neve enorme che ci insegue. Certo, è stato il dottor Spooky a lanciarla. È vero, oh no, state per cadere dritti dritti in precipizio. Ma Kangoo ha un piano. Proprio nel punto giusto. Caduta perfetta! Centro! Proprio nel bianco! Sembra un pupazzo di neve! Guardate quant'è felice! Che bello! Con il naso e tutto il resto! Prima o poi imparerai la lezione, Spooky!